nuovo procurement framework della Asian Development Bank mira a coniugare i concetti di qualità e value for money, che si affiancano a quei principi fondamentali di economicità, trasparenza, correttezza ed efficienza che trovano applicazione in tutti i progetti della banca. Questa riforma ha l'ambizione di porre meno enfasi sulle regole e più attenzione ai principi, cercando di adottare un approccio a procurement più flessibile e moderno. Per sostenere questa transizione, la ADB ha messo a punto un insieme di strumenti informativi, opuscoli e guide pratiche che consentono agli utenti di utilizzare al meglio tutte le nuove funzionalità. Vediamone alcuni. Lo Strategic Procurement Planning consente di individuare, fin dall'inizio del ciclo del progetto, l'approccio migliore per ottenere risultati di qualità. L'Open Competitive Bidding raggruppa il procurement di beni, opere civili e servizi sotto un unico metodo, più flessibile e rispondente alle condizioni di mercato. Il New Procurement Framework offre inoltre diverse opzioni per affrontare l'annosa questione delle offerte troppo basse, che spesso non consentono di ottenere risultati di qualità. In questo caso, un'attenta analisi dei rischi determina il tipo di procurement review più idoneo applicando la metodologia del Fit for Purpose. Per i servizi di consulenza, la ADB ha semplificato le regole di assegnazione degli incarichi, al fine di ottimizzare flessibilità, competizione ed efficienza nel rispetto del principio del Fit for Purpose. Per i borrowers, la ADB ha alleggerito alcune restrizioni di ammissibilità, al fine di consentire ad esperti di paesi non membri della banca di poter essere impiegati nelle imprese qualificate. L'opzione per attivare il cosiddetto standstill period offre l'opportunità di segnalare eventuali irregolarità nel processo di bidding. Per promuovere inoltre l'utilizzo del nuovo procurement framework, l'ADB spinge sull'uso dei sistemi di procurement per rafforzare capacità ed efficienza, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. L'ADB consente ai borrowers di utilizzare le proprie procedure di procurement purché siano in linea con quelle dei partner cofinanziatori nell'ambito dei cosiddetti Alternative Procurement Arrangements. Infine, per garantire un miglior sistema di segnalazione, monitoraggio e risoluzione delle controversie, ADB ha implementato un nuovo sistema di monitoraggio dei reclami. Per ulteriori informazioni visitate www.adb.org.